Ragazzi, stiamo telefonando alla cieca che ha avuto 5 figli. Ne sapeva 3, erano nascosti altri 2 nella panza. La prima cieca con 5 gemelli. Ce l'ho qui in linea nello studio di Oplio Show. Vediamo un attimino qua. Salve signora, lei è la cieca? Lei è la cieca che ha partorito oggi 5 gemelli all'ospedale, pace bene fratelli? Oh, ha sentito grande dolore, no? Perché qui stiamo facendo lo scoop televisivo, logicamente, perché stiamo qui nella redazione radio Dottor Freud. Logicamente le volevo dire, lei lo sa che è la prima cieca che ha avuto 5 gemelli? E da oggi, perché a lei sarà nella storia dei ciechi ad aver avuto 5 gemelli. E lei ha avuto una bella risorsa, logicamente. È bella grossa la sua panza, l'ho vista io. Diciamo che tanto tanto ci ha dato anche mio compagno perché si è dovuto molto molto impegnare, capito? Io da sola non ho fatto niente praticamente. Cosa ha fatto il suo compagno? Ci ha dato che ci ha dato? Oh Madonna, e per lei non è una brutta notizia il fatto che adesso l'ha appena partoriti e li butta all'adozione di sti tempi? Vabbè, che c'è crisi, no. Porca paletta, lei ha avuto questo dono, diciamo, fa l'adozione con il ruolo del babysitter, quindi ha risolto anche la crisi perché non deve sfamare i suoi 5 figli e più ha trovato anche il lavoro. La vedo contenta, signora, per essere la prima cieca ad avere 5 gemelli. Ha trovato lavoro e in più ha dato anche a 5 nuove donne di avere la possibilità di essere mamme. Ma lei veramente ha fatto un doppio regalo quest'oggi. E il terzo l'ha fatta la sua Repubblica Ceca, di essere la prima con 5 gemelli. Ecco, questa ventata del miracolo che gli italiani devono capire qui su Radio Dottor Freud, che molto spesso non ci credono ai miracoli, ma vedo che lei era cieca, ma adesso ci vede. Ma come non può lavorare? Adesso ha fatto un contratto di lavoro come babysitter e mi dice che non può lavorare. Che fa? Già va in pensione. Non è che devo fare tanto. Ah. Quando cominciano a camminare, è lì sì che sarà sicura, però io vabbè ormai. Prendo qualcuno che mi dà una mano, così dividiamo lo stipendio, capito? Ah, divide lo stipendio, però in maniera regolare, adesso non mi farà l'illecita, no? Ok. No, Radio Dottor Freud, logicamente, per queste cose, logicamente, è molto, molto, molto sensibile. Allora, le volevo dire, io il bonus, però purtroppo mi dispiace adesso per lei comunicarle. Lei ha trovato un lavoro e al tempo stesso a 5 nuove mamme ci abbiamo nel nostro territorio italiano molto felici dei suoi figli. E lei anche la Repubblica Ceca di poterla scrivere nell'albo dell'unica mamma ceca, che non ci vede, ma logicamente ha trovato da questo un miracolo, ha risolto la crisi. Però io qui ho un assegno qui in mano da consegnarle di 50.000 euro. A chi lo consegno delle 5 mamme? A lei che è cieca, che ha trovato lavoro, ormai non gli serve più. No, vabbè, ma lascia beneficenza per le persone più povere di me, perché io non è che prendo troppo nella vita, quindi lasciamo a È una benefattrice allora. che sono male, Ho capito, porca paletta. Vabbè, dai, signora, allora le 50.000 euro le diamo in beneficenza. A chi le volemo dare? Alla radio Dottor Freud direttamente? ovviamente, con tutto il mio cuore, guardi, No, anzi, le porterò personalmente. ce l'ho già io qui in mano, l'assegno, me lo pio da solo, eh. Scrivo anch'io, io purtroppo sono un po' un illicitone, me lo scrivo, me l'autoscrivo, lei se mi dà il permesso mi manda magari per email come scrive, io la ricalco, come a scuola. Così impara un po' a cambiarla,
Guarda, io sono innamorato di lei. Quando ci vediamo per un caffè, tanto ho 50.000 euro, glielo posso anche pagare questo caffè. Sono gentile oggi, di solito di meno. Sicuramente più presto possibile, che io adesso ho un po' di problemi per il cambiamento dell'appartamento, quindi sono un po' affaticata, no? Affaticata, non si preoccupi, dai, adesso questa fatica non ti preoccupare, se la distoglie, perché ormai ha partorito questi 5 figli, no? Poi ci ha dato che ci ha dato suo marito, ma suo marito è contento che ha trovato lavoro e al tempo stesso anche lui, diciamo, ha fatto dono di questi 5 figli ad altri 5 padri, è contento? Come un incidente? Lui è un incidente praticamente, è un incidente per il percorso della mia vita, capito? Ha fatto un incidente, l'ha tamponata e dopodiché ha fatto flick flick? No, dopodiché praticamente io sono scappata. Sei scappata, come? Dal tamponamento sei scappata e lei l'ha presa in un bosco, in un campo e lì dopo ci ha dato che ci ha dato e sono venuti fuori i 5 gemelli, com'è la storia? No, perché sono... Ah, quindi lei per non farsi togliere la patente perché era ubriaca, gli ha detto vabbè se lei non chiama i carabinieri perché mi ha tamponato, se no mi vedono che sono con l'alcol test, ha detto vabbè, io Lucio volevo dare, ci ho dato e la madre natura 5 gemelli. Data così, insomma, ecco, storia di ordinaria follia. Perché comunque come io ho comprato la patente, la ricompro di nuovo, quindi. Ah, la ricompro, non mi dica queste cose, Radio Dottor Freud, non si comprano le patenti! Ma no, lei è felice, ma non si fa! C'è il quiz, è importante il quiz, si impara tante cose. No, ma io sinceramente c'ho anche entrate private, perché come se un pubblico, ho dovuto affittare qualche strada privata, cioè giusto per andare a fare la spesa. Come lei c'è in crisi affitta le strade private? Come le affitta? In che senso? Me le faccio affittare, cioè da qualcuno, capito? Perché come io praticamente non ho fatto mai la scuola guida. Quindi ho un piccolo problema con i freni, invece i freni accelero, no? Cioè... Lei è un pericolo pubblico, sì, se non frena che accelera. La vedo un attimino tosta sulla strada, ragazzi. È una freccia rossa qua. Purtroppo mi succede ogni tanto questo piccolo incidente, già ho rovinato 4-5 macchine, ma per fortuna erano tutti quanti dei miei amici. Lei non vada più in giro, perché se no trova gli uomini che ci danno e che ci danno, dopo altri 5 gemelli, è un problema, non vada più in giro. Prendo un risciò, un triciclo, glielo consiglio. È pericoloso, sì signora. No, a me serve un cavallo. Un cavallo. Roba di genere, comunque. Un bel cavallo. Un cavallo, tipo come lei, cioè un signore bello, forte. Le piaccio, Vabbè, io adesso ci proverò, però se dopo io che ce l'ho col mio cavallo. Lei mi fa 5 figli, è un problema. Dopo la crisi fa il miracolo anche con me che mi trova da fare il, come si dice, il papa sitter della situazione. Perché sai, questa radio di Dottor Freud guadagno poco, La deve vedere con l'obiettivo un po' più pratico, perché praticamente per cavallo non deve spendere benzina, meccanico, assicurazione, tutte queste cose. Quindi già uno risparmia, capito? Poi ce l'abbiamo un grande giardino che... Puoi mangiare qui fuori. Ah, ho capito. Con il garage. Sì, dopo quando caca e fa lo sterco, chi pulisce? Ah, qua ci pensate a madre natura. Ah, pulisce madre natura. No, gli ambientalisti non vogliono lo sterco. Bisogna andare lì con la bustina di plastica e raccoglierla nella differenziata. No, io non posso perché purtroppo è cieca. Ah, ma lei è un po' di bacchiona, Non voglio bene troppo stranieri. Porca paletta, ma la Repubblica Ceca è aperta verso il marocchino, non le sembra che ha aperto le frontiere anche per il marocchino o no? Sinceramente non so perché io sono 25 anni che sto in Italia, quindi non c'ho pallida idea, però si possa informare. Ecco, si informa. Le do il numero direttamente in linea del consolato? O lei è consolata così? Domenica, facciamo domani, sarà meglio. No, io c'ho la linea delle pronte emergenze, logicamente. No, non ho bevuto, no, io qua non si beve, qua Radio Dottor Freud logicamente non si beve, logicamente. Lei signora non si distolga all'attenzione su queste cose. Lei mi stava parlando che lei può tirare su un maneggio di cavalli
per fare un altro tipo di trasporto più economico. Questo è, diciamo, è lo spunto creativo per chi si vuole fare altre attività economiche rispetto alla solita vecchia macchina inventata dal nostro Gianni Agnelli, dice utilizziamo i cavalli. Sì. Ah, capito. Sì, ovviamente, solo che cavallo costa, però a questo punto io preferisco un cavallo, veramente, a parte che mi piacciono, quindi... Ho capito, non vogliamo andare nei dettagli perché gli piacciono i cavalli. Io penso perché così... Perché sono veloci, perché hanno belli occhi, poi sono alti. Io non ho mai visto gli occhi del cavallo, veramente. Sono dotati, pure... Ma Cicciolina io l'ho vista che diceva che il cavallo era dotato, l'ho vista pure, ma lei è sicura? Ovviamente in televisione era una cosa così enorme che praticamente ho dovuto spegnere un attimo la TV. Era troppo enorme, allora anche lei se ne rende conto che è troppo dotato il cavallo. Prendiamo un animale un po' più piccolo. Ma questo va bene. Ah, va bene il troppo tanto dotato, lei dice insomma che è meglio? Ovviamente, poi lui non soffre, cioè non soffrirà perché lo trovo, qualche cavallo lo trovo, quindi... Lo farò anche divertire, capito? Dopo lavoro è giusto che si riposa un po'. Ah, fa il Siegfried della situazione con la cavalla. Sì. Ma lui com'è? Perché ce l'ha grosso lui? Sì, ho detto era assolutamente grosso che ho dovuto spegnere la TV perché non c'entrava dentro lo schermo, praticamente. Oh, porca paletta, un macello era, un pitone. Era un cavallo. Porca paletta, signora. Un bellissimo animale, io vedo che lei è innamorata del cavallo, lo so, la vedo, insomma, è anche madre natura, in effetti 5 figli. Comunque dai, io voglio, non è per spegnere, ma naturalmente i tempi del palinsesto di Radio Tutto Fuori stanno terminando. Allora, lei in maniera riassuntiva, in maniera sintetica, una risposta a questa situazione, qual è che le viene, sintetica, in tre parole, qual è la cosa che le esprime tanto tutta questa situazione? Di avere 5 figli, aver trovato il miracolo nella crisi, e babysitter tutto quanto. Cosa dice al pubblico? Dica. Posso essere, cioè io sono sincerissima. Dica. La cosa più bella, ma proprio bellissima, è questa soddisfazione, avere questo bellissimo colloquio con lei, guardi, perché mi ha fatto diventare una donna felice. Ho capito, vabbè, lei è troppo cara e troppo gentile. Io pensavo magari che era più attenta al mondo animale, però vabbè, attenta a me, io sono molto contenta e scrupolosa, ha trovato anche il lavoro, magari possiamo essere anche una buona coppia che riusciamo a mantenere i prossimi figli, naturalmente, perché se lei ne ha fatti 5, la prossima non si sa. Allora lei, logicamente, cosa consiglia oggi alle donne quando fanno il lavoro con il loro marito? Di aver paura, dire anche se 5 gemelli comunque se si possono affrontare con il miracolo, cosa può dire? Un consiglio? O prendere un cavallo, cos'è? Un consiglio? No, cioè, primo tagliare tutti i piselli ai uomini, quelli che non sono automaticamente dotati, ecco. Non come il mio cavallo, no? Non dotati, tagliare. E la donna, praticamente poveretta, che fa? Si deve sacrificare perché purtroppo senza di noi come si fa? Senza? Senza le donne come si fa? Ah, senza le donne, perché lei le piacciono le donne? Come se non è poi un gay, qualcosa di genere. Anche il gay gli piace? Altro problema. La vedo, signora, che non è mai. Comunque i nostri uffici sono sempre aperti, logicamente lo ascolto. La ringrazio tantissimo. Una parola a un mio amatissimo amico. Quale vuole dire? Proprio una parola, in due parole proprio. La vedo che la sintesi. Io adoro Sani, lo adoro perché vedo come mio fratello, che lo mando un grandissimo abbraccio. Speriamo che ci ascolti, logicamente. Ok, signora, arrivederci, signora. E le voglio dire grazie di tutto, di cuore, e grazie che ha trovato lavoro. Quando incomincia a lavorare come babysitter? Non lo so. Come non lo sa, signora? Il pubblico si aspettava d'altro. Aveva trovato lavoro. Vabbè, dai, signora, vedo che un attimino ci deve pensare. Arrivederci. Quando sei pazzo? Oddio, sei pazzo.